Ciao a tutti e benvenuti su Fili di Perle. Questo di oggi sarà un video tag che ho visto fare a Puccina Creation, in cui si tratta di mostrare le creazioni che si sono tenute per sé e quindi che non sono state vendute. La prima creazione che vi mostro è questo paio di orecchini. A questi orecchini sono molto legata, infatti ho partecipato ad un concorso sul forum Capricci di Perline, in cui bisognava creare un gioiello ispirato all'Hopi Art, e con questo paio di orecchini mi sono classificata seconda, per cui ho deciso di tenerli per me, sono fatti con la tecnica del soutage, e devo dire che li indosso spesso perché sono un accessorio sicuramente importante, ma messo da solo danno quel tocco in più al look. La seconda creazione che ho ottenuto per me è questo ciondolo. Devo dire che è una lavorazione semplicissima, però ci sono affezionata. Infatti, questo è un cristallo che ho trovato al mare quest'estate, in una giornata trascorsa con il mio ragazzo, e ho deciso di imprigionarlo in questo filo in argento per poterlo utilizzare come collana. Altra creazione che mi piace molto sono questi orecchini. Devo dire che di questi ne ho fatti parecchi paia, perché sono comunque un modello che sono piaciuti molto, però questo qui, che è il primo paio che ho realizzato, l'ho ottenuto per me. Sono fatti con la tecnica del peyote, hanno questi Swarovski da 3 mm sui lati e la chiusura a perno. Poi vi mostro questo bracciale. Questo bracciale ha una tessitura semplice al peyote con questo motivo zebrato e io l'ho realizzato in occasione del 25° anniversario di matrimonio dei miei genitori. Infatti indossavo un tubino nero e a questo bracciale ho abbinato questa collana. Il lavoro su questa collana è stato molto lungo, ho impiegato circa 2 settimane per realizzarla. Però mi piace molto perché da sola riesce ad impreziosire un qualunque vestito. Come dicevo, avevo un tubino nero molto semplice. E poi comunque ha tutti gli elementi che a me piacciono. C'è questa finestra Swarovski, le perle, un rivoli e dei cristalli bicono. Mentre poi tutti i cerchi sono stati realizzati al peyote. Sempre al peyote mi piace molto anche quest'altra collana. La particolarità di questa collana sono questi cabochon a retropiatto in Swarovski. Il colore che ho scelto è un blu che va benissimo anche su un paio di jeans, riesce comunque ad impreziosire, a rendere elegante un look anche molto semplice. Ancora un lavoro a peyote e quest'altra collana. Questa qui avevo deciso di realizzarla per un regalo che dovevo fare, ma poi mi è piaciuta talmente che l'ho tenuta per me, anche perché è difficile che io realizzi dei gioielli per me in color oro. In questo caso penso che lo stesso schema realizzato in colori diversi ci avrebbe perso molto. Ancora un lavoro a peyote è questo bracciale. E questo qui è stato in assoluto il primo lavoro in peyote che ho realizzato. Quindi sono tutti dei moduli triangolari che poi sono stati cuciti insieme e abbelliti da questi cristalli Swarovski. Ancora un lavoro al peyote e questa collana. E devo dire che a questo lavoro sono particolarmente affezionata, non perché sia un lavoro particolare, ma perché questa medaglia che ha raffigurato il Sacro Cuore l'ho comprata proprio a Parigi, quando sono stata con il mio ragazzo, e l'ho comprata con lo scopo appunto di trasformarla in un gioiello. Parigi è la città dei miei sogni, è la città in cui spero di tornare presto. E volevo un souvenir diverso dal solito, quindi ho comprato questa, più che una medaglia è una moneta, dietro a questa croce, e l'ho incastonata semplicemente con deliche e rocaglie, proprio per dare maggior risalto
al disegno della medaglia stessa. Infine c'è questo anello. Questo è uno dei lavori forse più appariscenti che abbia realizzato e di questo presto farò un tutorial che caricherò qui sul video. È realizzato con un crystal rock e incastonato da cristalli Swarovski. La base è in argento 925 ed è regolabile. Questi qui sono i gioielli che ho deciso di tenere per me, spero che vi piacciono e ci vediamo presto con un video tutorial. Ciao!